Mi ricordo sempre anche se chiamava Pappagallo, quel tenente lì. Quello lì mi ha dato anche una frustata nella schiena. Poi c'era, non so se era un comandante o cosa, ci ha fatto segno di non picchiare. Quello là mi... Perché loro naturalmente erano stanziati qua, Erano qui. erano qua, vi controllavano, voi vi Sempre è conoscevano. bello. Raccontaci un po' di questa frustata, cosa avevi combinato? Come mai ti ha dato una frustata addosso? Come mai ti aveva preso di Mi mira? voleva dire dove sono i partigiani, proprio nel casotto vicino al mio, sono, che ora ci sono più o meno, ci sono di notte, di giorno, di che ora. Ma io non li vedo mai nessuno, già che ce l'avevo visto, ma io non li vedo mai. O che loro guardano dove sono io, ci diceva, perché non ho mai visto uno. Li vedevo tutti i giorni, anzi come i primi Sten che avevano lanciato, sono venuti qui a Rocchetta, proprio lì vicino nel mio casotto. Li eri andati a prendere tu, li eri andati a prendere No, o no, come no, no, erano arrivati loro a erano prenderli? arrivati loro, via, non sono, ma ben degli Sten. Si vede che c'è stato qualche lancio su per lì nei dintorni di Santa Giulia, per lì. E l'hanno portati lì nei Mauri, appunto che era la divisione Mauri, no? Quanti erano i Mauri? E se avete da dire il numero, avete da dire il numero, da tutte le parti si vede i Mauri, Garibaldini pochi, tutte le parti c'era i Mauri. Garibaldini aveva, Più di 100. sì, più di 100, e c'era solamente qua Rocchetta, c'era una sessantina, erano tutti dei partigiani qua Rocchetta, tutti, ma era... Vuoi qua ricordare qualcuno che ti ricordi con più piacere di questi 60 di Rocchetta? Con cui magari avevi legato di più, qualche partigiano con cui eri diventato più amico, O più... che era un eroe, che era conosciuto per la sua temerarietà. Sì, c'era. Chi era? Gibuti, Agrebbe Pietro. Perché era così famoso? Ma no, era coraggioso. Poi era un esperto che sembrava che abbia studiato il militarismo, per dirne una, no? Che poi era poi un militare. Si vede che avendo già fatto il militare, c'era già quelli magari più che rimangono. Quanti anni aveva? Gibuti, aspetta un po', sarà stato del 18. Era del 18 Gibuti. O 18 o 19. L'hanno ucciso o è riuscito a... No. Non so se è ancora, se è morto via di morte naturale. Proprio ucciso c'è stato lì perché hanno fatto la spia. Hanno ucciso uno di Rocchetta e un altro partigiano che era di Savona, ma è stata una spia di Rocchetta. Dove l'ha presi? L'hanno presi là alle moglie. Sapeva perché. C'era sua madre di uno che portava da mangiare, no? E allora gli hanno mandato i tedeschi, hanno fatto la spia, capisci? I tedeschi hanno fatto l'appostamento e l'hanno preso e poi l'hanno fucilato. Era un ragazzo anche, era già ragioniere allora. Era un ragazzo intelligente quello. E lo satrano.